se fosse così facile vincere e dover vincere per forza era uno spettacolo farne parte. Invece purtroppo non è così. Magari fosse, ma purtroppo ogni, no, purtroppo, ogni partita va giocata e ogni partita per vincerla devi mettere in campo tante qualità e a volte non bastano perché c'è un avversario. E quindi noi non siamo costretti a vincere domani. Noi vogliamo vincere, questo è assodato. Lavoriamo quotidianamente per vincere, ma non dobbiamo per forza vincere perché non, come possiamo controllare questo? Detto questo, dobbiamo, sì, naturalmente a Francavilla sono state fatte delle buone cose, altre meno buone. Dobbiamo continuare il nostro processo di crescita. Dovremmo migliorare aspetti in cui a Francavilla non siamo andati bene, dovremmo continuare su quelle cose che dicevi tu che sono andate molto bene e continuare la nostra strada, il nostro percorso con molto equilibrio e molta tranquillità. La partita sarà quella, noi proveremo a fare quel tipo di gioco come abbiamo sempre fatto. Spero che ci riusciremo, ma sono convinto di sì, perché abbiamo fame. Abbiamo fame di fare risultato domani. E abbiamo fame di non fermarci, e ho un gruppo di ragazzi sani e quindi sono veramente fiducioso. È normale che salga la pressione, è inevitabile quando sei su di classifica, no, tutti vorrebbero rimanerci, anzi vorrebbero aggrappare posizioni più avanzate, ma è normale, è fisiologico e l'accettiamo, anzi ne siamo molto contenti di questo, guai se non lo fossimo. Però io credo che la cosa importante è che la gente, è che tutto l'ambiente sia intanto contento dei progressi che ha fatto la squadra, dei miglioramenti che ha fatto la squadra rispetto magari all'inizio del campionato. E quello secondo me è un aspetto fondamentale. E io già sarei molto, io come allenatore sono molto contento dei progressi che ha fatto la squadra. Le vittorie sono una conseguenza di come noi giochiamo e quindi lotteremo sempre per vincere, non sempre ci riusciremo. Questa pressione che sale è positivo perché significa che stiamo facendo bene. Ce la teniamo stretta. Io, a me personalmente piace questo tipo di pressione. L'unico indisponibile è Diakité. Per il resto siamo tutti bene. Ma guarda, per quanto riguarda la formazione, non l'ho fatta ancora, non so, ci sono i soliti ballottaggi che deciderò oggi pomeriggio. Sì, davanti. No, i soliti ballottaggi dietro, davanti, insomma. Ballottaggi di giusta competizione. Paci come uomo mercato, come si sente? Ma io non so, non so, non ci ho neanche pensato a questo, ma non, no, adesso sinceramente non mi interessa, perché dobbiamo con la squadra portare a termine queste partite, intanto questo fine girone d'andata, quindi non ho il tempo neanche di pensare a queste cose qua.